Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, siamo tutti in macchina, mio marito è lì che fa benzina. Oggi è il giorno del compleanno di Andri, gli abbiamo già dato il nostro regalo. E adesso andiamo a fare colazione al McDonald's per il suo compleanno e poi stamattina avrà la prima partita di basket fuori casa, quindi non dove si allena ma da un'altra parte. Andremo a Pino Torinese. Quindi abbiamo un po' di strada, ci siamo svegliati un po' prestino, così almeno non arriviamo in ritardo, forse. Ci proviamo questa volta. Se tu hai un caffè normale, vuoi prenderlo? Perché da tavolo, io. No, 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 okay. Cuore di mamma, cuore di mamma. Che colazione. Che spettacolo. Andri. Dov'è tuo fratello? Andri? Sì. E dopo la partita basket, visto che non eravamo così distanti, siamo venuti a Superga a fare un giretto, dove abbiamo incontrato anche un'amica a Superga, visto che non era così distante. E adesso giro la telecamera, facciamo un giretto e vi faccio vedere qualcosina. Io era tantissimo che non venivo, sono venuta tanti anni fa, non avevo neanche i bambini, né tantomeno la panza. Quindi adesso facciamo un giretto e vediamo un po' qualcosina. Stiamo passeggiando sotto la cattedrale. Questo bel sentiero, andiamo a vedere dove ci porta mio marito. Lui sa dove andiamo, lui è già più pratico di me, ha girato di più.
Sentieri, amore. Sentieri con... Vedi che ne so, tipo qui sei con la bici, magari tu stai salutando qualcuno, cadi giù, sei morto. No? Muori, non è detto che muori, ma male ti fai male. Bravo frazio. Happy birthday! Aspetta! Dai, dai, non devi mangiarli tutti. No, no, no. Salve, ha fatto l'ingresso? Ha pagato l'ingresso per ragazzi. Ah, non importa. Sì. Cosa sarebbe? Solo 80 euro. Eh? Ma stai scherzando? No. Cioè, per passare in questo pezzettino qui? Guarda, là c'è il banco, qua entra nella ZTL. Ehi, baby. Auguri a te. Tanti auguri a te, tanti auguri a Endri, tanti auguri a te. Bravo! Ciao frazio! Bravo frazio! Tanto piace al frigo con tutto il tempo scorto. Casca uno. Perché? Ma puoi tagliarla? Siamo al giorno dopo, non è una giornata magnifica per me, non sono stata bene tutta la notte, ho avuto le mie solite coliche che dopo ogni festa, ogni compleanno, non so perché mi vengono, probabilmente perché esagero nel mangiare, non lo so, o magari stuzzico quella cosa in più che non mangio mai proprio per non stare male. Comunque ho passato la nottata in bagno e quindi stamattina ho portato Andrea a scuola. Sono tornata a casa e mi sono buttata sul divano e sono rimasta lì finché Mirko è tornato da scuola. Infatti c'è ancora il letto da fare. Ci sono delle cose sul letto, un po' di cose, ma tanto devo cambiare le lenzuola, quindi non mi preoccupava il fatto di sporcare il letto. Ho preparato un po' di minestrina per me e Mirko, giusto per mangiare qualcosa di leggero. E vi voglio far vedere però, perché... è vero che io non sono stata bene, però cose le abbiamo fatte lo stesso. L'altra sera i ragazzi erano a cena dalla mia vicina di casa, che ha i figli della stessa età del mio, di Mirko, e quindi hanno cenato insieme. Io e mio marito ne abbiamo approfittato, che eravamo senza bambini, eravamo tranquilli, abbiamo fatto cena presto. Ho detto facciamo cena come i pensionati, erano le 8:15, stavamo facendo cena. Noi, per chi non lo sa, facciamo cena alle 9:15. Più o meno, perché tra il calcio o il basket, che sia, facciamo cena tardi, perché io mi piace guardare gli allenamenti, quindi sto con loro fino all'ultimo, poi rientro a casa o scaldo, finché scaldo da mangiare, o preparo qualcosa alla veloce, si fa sempre un po' tardi. Comunque abbiamo montato la cassettiera che abbiamo acquistato l'altra volta, settimana scorsa più o meno, da Ikea. E quindi adesso vi metto il montaggio e poi vi faccio vedere, perché la sto guardando qua, e poi vi faccio vedere la cassettiera montata.
me devo dire che mi piace un sacco montare i mobili dell'IKEA, cioè mi diverte proprio, è solo che con questa pancia, come potete vedere, mi devo far aiutare per forza da mio marito. E se non avessi avuto la pancia l'avrei montato io, secondo me, la sera stessa quando siamo tornati a casa. Però io e mio marito siamo una bella squadra, io gli dico cosa deve fare e lui lo fa, perché tra i due posso dire che sono io quella che si diverte appunto di più a fare queste cose. Lui dopo un po' perde la pazienza, però per starmi dietro mi aiuta e quindi la pazienza se la fa venire. Mi sono resa conto che guardando le istruzioni ho sbagliato un pezzo, giusto perché ero io quella che controllava. Quel pezzo andava lì e quello lì invece andava esterno, quindi alla fine della cassettiera. Mi sembrava strano che fossero già montati i binari. Ho detto, wow, normalmente non sono mai montati, come mai sono montati? Ho detto, vabbè, facciamo più in fretta. Non avevo controllato bene i pezzi. Vabbè, ci mettiamo a smontare, cerco di capire come montare i binari a questo pezzettino. E poi dovremmo smontare almeno una delle due parti per risistemare il tutto. Ma credetemi, non ci abbiamo messo molto a sistemare questo errore. E in nostro soccorso è arrivato poi anche Andri. Thank you.
E siamo passati da questa cassettiera con il cassetto mancante a questa cassettiera con tutti i cassetti. Adesso ne abbiamo addirittura 6. E direi che mi piace davvero tanto tanto. Proprio mi piace, dà un'altra luce alla camera, infatti stiamo valutando anche l'idea di cambiare l'armadio, perché è un po' piccolo, abbiamo l'angolo, vi faccio vedere, quell'angolo lì che è un po' sprecato, quindi pensavamo di creare un angolo cabina armadio e poi di fare tutto un armadio che continua fino al muro. Ma è un'idea, perché... Cosa c'è, Kira? Devi uscire? È un'idea, perché idee ne vengono tante, però le cose che si possono fare sono una alla volta. Vai, chi c'è? Qualche possino? Ah, il gatto. Ce l'ha sempre con i gatti. E mo entri, ma vedi che sei un po' rimba. Comunque, idee ce n'è, però bisogna vedere un pochettino il budget disponibile, quindi per il momento va benissimo la cassettiera, sono molto contenta e molto capiente. Anni fa, nella vecchia casa, avevo una cassettiera sempre della... Questa è della Malm, però ce l'avevo marrone, ne avevo due marroni. Ma si sfondavano i cassetti sotto. Adesso invece, ok, sono passati 10 anni almeno. Nel montare i cassetti c'è un... Anzi, ve lo faccio vedere. C'è una sbarretta di ferro sotto il cassetto che aiuta a mantenere più stabile, credo, la base. Ma vi faccio vedere, che magari ve lo spiego mentre ve lo mostro. Qui sotto c'è questa sbarra che è in mezzo proprio al cassetto. Ed è una cosa che prima non c'era, quindi secondo me tengono molto di più rispetto a prima. Questa è la capienza del cassetto, devo dire che è bello grande, ci sta tutto. E stamattina, cioè stamattina, prima quando mi sono ripresa, ho iniziato a sistemare almeno il mio cassetto, questo qua. E poi il cassetto per la bimba, che ho ancora messo un po' così. Ho messo qua già i pannolini, quelli che mi avevano regalato alla festa. Qua ho messo tutte le calzine. Guardate che carine. E qua ci sono le cose che c'erano dentro la box. E qua gli sconti che mi avevano dato nella box della Prenatal. Comunque... Qua ci sono le altre calzine che vi avevo già fatto vedere, comunque biberon che non andrà qui, però per il momento ho appoggiato qui, così almeno li ho tolti di mezzo perché c'era la scatola in mezzo ai piedi, aveva veramente fastidio. Adesso mi finisco di sistemare un po' il letto, mi finisco di togliere queste cose, così attacco la lavatrice con la coperta e le lenzuola, metto tutto a lavare e boh, così poi siamo a posto. Io chiudo qui questo video, spero di stare meglio nel prossimo video, sicuramente sarò meglio perché... Quando sto male di notte, subito la giornata dopo sono così, sembro veramente sbattuta, ma poi mi riprendo abbastanza facilmente, perché ormai sarà che sono abituata a queste coliche, non so, da quando ero rimasta incinta di Henry, e voi pensate, stavo così di Henry tutta la gravidanza, quindi per me questa gravidanza è la pacchia proprio assoluta. E quindi, boh, so che cosa, a cosa vado incontro, so quando starò meglio, sicuramente domani andrà decisamente meglio. Niente, io vi saluto, vi do appuntamento come sempre al prossimo video. Ciao!